Buonasera, mi chiamo Vanni Moggicecchi e sono il curatore della sezione di mitologia e mineralogia del Sistema Museale di Ateneo. Questa sera faremo un incontro, uno dei nostri incontri a due voci, in collaborazione con due miei colleghi. Andrea Savorelli della sezione di geologia e paleontologia e Raffaele Niccoli Vallesi, che è curatore del complesso di Villa La Quiete, che fa sempre parte del sistema museale di Ateneo. Allora, l'argomento di oggi è. Ecco, l'argomento di oggi è relativo al colore. Esamineremo il colore in due suoi aspetti, il colore all'interno dei minerali e il colore nelle opere d'arte, in particolare nelle opere d'arte del complesso di Villa La Quiete. Allora, a questa presentazione ho partecipato. Alla realizzazione di questa presentazione ha partecipato anche Andrea Savorelli della sezione di geologia e paleontologia e quindi la prima parte di questa presentazione sarà dedicata all'aspetto più tecnico di questo argomento, come si produce il colore all'interno dei minerali. E come facciamo noi a vedere i minerali colorati? Allora, cominciamo a guardare un po' partendo proprio dal nostro museo. Questa che vedete è la vetrina dei minerali, la vetrina dedicata al colore dei minerali del Museo di Mineralogia dell'Università di Firenze. Come vedete, ci sono diciamo vari esemplari di minerali, ma la cosa strana è che tutti quelli situati sulla parte sinistra della vetrina sono tutti della stessa specie, così come anche quelli situati nella parte destra dell'immagine. Poi spiegherò meglio. Di che minerali si tratta. Allora, per parlare dei minerali, del colore nei minerali, non si può non citare il fatto che il colore dei minerali è dato dalla interazione fra la luce e in generale un oggetto, nel nostro caso specifico un minerale. Questo è il primo passaggio. L'altro passaggio fondamentale è come il colore viene percepito da parte dei nostri occhi. Allora, esaminiamo il primo aspetto. Allora, che cos'è la luce? La luce non è altro che una porzione di quello che viene definito lo spettro delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono onde che hanno una lunghezza d'onda variabile e di conseguenza una frequenza variabile e ogni parte dello spettro della radiazione elettromagnetica ha caratteristiche diverse e è anche stata utilizzata dall'uomo in certe applicazioni. Per esempio, le onde che hanno una lunghezza d'onda molto ampia dell'ordine dei metri sono state utilizzate per le trasmissioni radio. Le onde che hanno una frequenza un po' più elevata e quindi una lunghezza d'onda un pochino più corta hanno trovato come applicazione quella dell'utilizzo nei forni a microonde, per l'appunto, si chiamano proprio microonde. Dove sta la porzione dello spettro elettromagnetico relativa alla luce? In questa porzione qua, che come vedete è una porzione molto limitata dello spettro elettromagnetico.
E qui stanno tutte le radiazioni colorate che noi conosciamo come luce. Poi ci sono radiazioni molto più energetiche, tra cui per esempio i raggi X che noi usiamo per le radiografie e per altri tipi di applicazioni, e anche i raggi gamma estremamente energetici e con una lunghezza d'onda estremamente piccola, che sono usate nella produzione dell'energia nucleare. Allora andiamo avanti e vediamo appunto dunque lo spettro della radiazione visibile ha lunghezze d'onda comprese fra i 400 e i 700 nanometri. Vediamo perché adesso questa diciamo, gamma di radiazioni non riusciamo a percepirla interamente, semplicemente per il fatto che quella che vediamo noi è la luce bianca, cioè la composizione di tutte queste radiazioni che sommate danno origine a una radiazione bianca. In realtà, mediante un prisma di vetro, detto anche prisma di Newton, questa radiazione policromatica del Sole può essere scomposta nelle sue componenti fondamentali, che sono quelle che poi vanno dal rosso al violetto. La luce visibile quindi appare bianca a causa della somma delle frequenze dello spettro ottico. Vediamo adesso come la radiazione luminosa interagisce con alcuni oggetti. Quando tutta la radiazione luminosa viene assorbita, l'oggetto ci appare nero. Quando invece tutta la radiazione luminosa viene riflessa da un oggetto, questo oggetto ci appare bianco. Se invece solo una parte della radiazione viene assorbita, l'oggetto ci apparirà di un colore specifico. Vediamo alcuni casi, vediamo com'è che possiamo spiegare dal punto di vista fisico questo fenomeno. Allora, come esperienza quotidiana, diciamo, quando noi osserviamo per esempio la televisione o lo schermo di un computer, possiamo dire che i colori che osserviamo sullo schermo sono frutto di un fenomeno che si chiama sintesi additiva. Quando al nostro occhio arrivano contemporaneamente luci di tutti i colori, abbiamo appunto la percezione del bianco. Cioè i vari colori sullo schermo sono dati da una miscela in proporzioni variabili dei tre colori fondamentali che sono il verde, il rosso e il blu. Questo tipo di formazione del colore si chiama sintesi additiva. Altre volte ci è capitato invece di mescolare alcuni colori in una tavolozza e sommando colore su colore il colore diventava sempre più scuro. Questo fenomeno si chiama sintesi sottrattiva fino ad arrivare al nero. Come si è arrivati a capire cos'è che generava il colore di un oggetto? Attraverso lo studio dello spettro della radiazione luminosa e soprattutto l'analisi mediante degli strumenti che sono definiti spettrometri. Allora, cosa succede nello specifico? Qui è uno schema dell'interazione della luce con un certo oggetto. La sorgente del fascio luminoso, nel nostro caso potrebbe essere per esempio il Sole, emette appunto una radiazione, si chiama radiazione incidente. Questa radiazione colpisce un certo oggetto, in questo caso un qualcosa che stiamo analizzando proprio grazie alla luce, insomma non entriamo nello specifico, e viene in parte trasmessa al di là dell'oggetto stesso. A valle di ciò c'è uno strumento che noi chiamiamo spettrometro, che ci permette di analizzare la luce trasmessa, ma soprattutto di scomporla nelle sue componenti e quindi capire esattamente qual è quella parte della radiazione che è stata assorbita dall'oggetto che stiamo osservando. Immaginiamo quindi le radiazioni luminose come una serie di onde a differente lunghezza.
Qui le abbiamo rappresentate con colori diversi. Una parte di queste onde viene assorbita, in questo caso specifico la radiazione di colore verde, tutte le altre radiazioni passano e vengono quindi rivelate dal detector, rivelate dal rivelatore. Come si vede da questo schema, si può notare che solo la radiazione di colore verde è stata assorbita in questo passaggio, diciamo. Tutte le altre radiazioni riescono a passare. Quindi, sottraendo la radiazione verde dalla visione e anche quindi dall'osservazione dello spettrometro, l'oggetto ci appare di solito di colore rosso. In questo caso, appunto, il colore rosso è causato dall'assorbimento della radiazione verde. Allora, vediamo quali sono rispettivamente la nostra sorgente luminosa, il nostro oggetto e soprattutto il nostro detector, il nostro sistema di osservazione. Per tutti gli esseri viventi, in maniera più semplice o più complessa, il sistema di osservazione è dato dagli occhi. La struttura dell'occhio è molto complessa, come si può vedere da questo schema che ne illustra le parti. La parte che però a noi interessa di più è quella che è situata sul fondo dell'occhio, cioè la retina. È proprio qui che si va formando l'immagine. L'immagine arriva dall'esterno, attraversa l'iride, che è sostanzialmente un diaframma, passa attraverso il cristallino, che è sostanzialmente una lente che permette di ingrandire l'immagine passata attraverso l'iride e viene proiettata sul fondo dell'occhio. Sul fondo dell'occhio poi noi possiamo vedere che ci sono una serie di cellule molto piccole che servono per riescono a catturare la radiazione luminosa e a mandarla al nostro cervello sotto forma di segnale nervoso, sostanzialmente. Vediamo più in dettaglio come sono costituite, appunto, questo è lo schema. Sono due tipologie di cellule fotorecettrici, si chiamano coni e bastoncelli. I coni servono per la percezione del colore nelle sue tre componenti base, rosso, verde e blu. I bastoncelli invece sono sensibili all'intensità della radiazione luminosa e ci permettono una visione soprattutto in condizioni di bassa luminosità, quindi di notte o al tramonto. Vediamo come tutto questo si interseca con i minerali, come tutto questo ha a che fare con i minerali. Allora, prima di tutto, cosa sono i minerali? Sono dei composti chimici naturali che hanno una ben definita composizione chimica e una struttura cristallina propria. La parola chiave per definire un minerale è naturale, perché ovviamente esistono dei composti chimici con una propria composizione chimica e struttura cristallina, ma solo quelli che si formano in natura si possono definire minerali. Qui vediamo per esempio la struttura del sale da cucina, il cloruro di sodio. I minerali hanno sempre costituito, diciamo, un'attrazione per l'uomo, perché si è da subito notato che alcuni avevano un colore, affascinante e attrattivo e potevano anche essere oggetti di pregio, diciamo. Altri si è notato che avevano una notevole durezza, quindi potevano resistere nel tempo e non alterarsi. Spesso, infatti, il pregio di un minerale, proprio di una gemma, nella fattispecie, è proprio legato al colore oppure alla sua resistenza nel tempo. E qui vediamo, ad esempio, un diamante, uno smeraldo e uno zaffiro, tutte e tre considerate pietre preziose. E qui vediamo alcuni esemplari dei minerali esposti nelle vetrine del nostro museo di mineralogia, tra cui appunto una coumarina, una varietà di berillo, uno zaffiro,
un topazio con altre gemme attorno a lui e un rubino. Questo è come si presenta in natura il rubino all'interno di una matrice rocciosa. Qui vediamo altri esempi di minerali colorati. Il colore, però, pur essendo la proprietà più evidente di un minerale, è però un po', come si dice in inglese, misleading, tende a confondere, diciamo. Non può essere usato strettamente come carattere diagnostico perché spesso ci confonde. Anche se nella maggior parte dei casi il colore di un minerale è abbastanza caratteristico. Vediamo adesso perché il colore qualche volta può essere fuorviante. Allora, i minerali possono essere raggruppati in base al colore in due grandi gruppi. Alcuni vengono definiti idiocromatici. Altri invece allocromatici. Questi due termini, che derivano entrambi dal greco, stanno a significare che idiocromatici vuol dire hanno un colore proprio, allocromatici hanno un colore che viene dall'esterno, diciamo, per tradurre il termine. Nel primo caso, cosa succede? Le proprietà chimico-fisiche che generano il colore si ripetono anche a livello microscopico, quindi anche una polvere del minerale stesso avrà lo stesso colore del minerale macroscopico. Nel minerale allocromatico, la stessa specie cristallina può assumere colori diversi. Come si fa a capirlo? Perché macinando il minerale a livello microscopico, la polvere del minerale è bianca. Quindi vuol dire che il colore è dato da un qualcosa che ha a che fare col cristallo macroscopico e non con la sua struttura intrinseca. Mi spiego meglio. Prendiamo l'esempio del quarzo. Il quarzo si può presentare in colori diversi, può essere viola, oppure può essere giallo, oppure di altri colori. Questi diversi aspetti del quarzo vengono definite varietà del quarzo. Da che cosa è dato quindi in questo secondo caso il colore? Da alcune proprietà fisiche legate alla struttura propria del minerale. Allora, dicevamo, nel primo caso, il caso dei minerali idiocromatici, gli ioni detti cromofori sono costituenti principali del minerale. Cos'è un ione cromoforo? È un ione che genera un colore, sostanzialmente. Nel secondo caso, nel caso dei minerali allocromatici, questi ioni cromofori sono presenti invece come elementi in traccia, cioè un atomo su un milione, per esempio, all'interno della struttura del minerale che è formata da altri elementi, sostituisce uno degli elementi costituenti e proprio questo atomo interagisce con la radiazione luminosa. Questo significa che cambiando leggermente l'atomo sostituente, può cambiare il colore apparente del minerale. Questo dà le differenze, per esempio, fra l'ametista e il citrino nel quarzo. Altre cause che generano il colore possono essere i cosiddetti centri di colore, cioè un elettrone che si sposta da una posizione dove si trova normalmente e chiaramente la radiazione luminosa sente questa diversa collocazione dell'elettrone e ci riflette un colore diverso. Poi possono essere presenti delle inclusioni, quindi una diversa specie mineralogica a livello microscopico può essere presente all'interno della struttura e darci un'apparenza diversa. È il caso, per esempio, del quarzo rutilato. Talvolta poi possono essere presenti sia ioni cromofori che centri di colore, quindi il discorso è piuttosto complesso.
Quando poi andiamo a osservare una roccia al microscopio, questo discorso del colore diventa ancora più complesso. Quindi noi possiamo osservare una roccia macroscopicamente e vedere che ha un determinato colore. Se noi questa roccia la assottigliamo fino a uno spessore di circa un terzo di un capello, sono circa 30 micrometri, e ci facciamo passare la luce attraverso, notiamo tutta una serie di colori che sono appunto caratteristici dei minerali che la compongono. E questa è stata per lungo tempo la principale tipo di indagine diagnostica con la quale si riconoscevano appunto i minerali al microscopio. Vediamo poi infine come l'uomo ha utilizzato i colori dei diversi minerali. Una delle applicazioni di cui parleremo poi più in dettaglio è proprio l'uso dei minerali nell'arte, nei pigmenti. Ma ci torniamo più avanti. Una cosa un po' molto eclatante a proposito del colore nei minerali è che se noi osserviamo alcuni minerali con una radiazione diversa da quella visibile, ad esempio la radiazione ultravioletta, vediamo che lo stesso minerale può cambiare drasticamente il colore. Perché questo? Perché la radiazione ultravioletta, che è appena al di fuori dalla radiazione visibile, riesce a estrarre dal minerale un colore molto più intenso di quanto non faccia la radiazione visibile stessa. E quindi i minerali colpiti dalla radiazione ultravioletta assumono un colore diverso. Ecco, tornati a quello che stavo dicendo prima, cioè come l'uomo ha utilizzato il colore dei minerali. L'uomo fin dall'antichità ha utilizzato i minerali in polvere per decorarsi dapprima personalmente e poi anche per raffigurare oggetti e fare rappresentazioni artistiche. Si è capito subito che alcuni minerali avevano un colore molto deciso, intenso, che si manteneva a livello microscopico. Tra questi rientrano senza dubbio la malachite, la lazzurite e il cinabro. La malachite è un carbonato di rame di colore verde che, insieme all'azzurrite, che ha un colore invece blu, è stato utilizzato appunto come pigmento. La lazzurite è il componente fondamentale del lapislazzuli, che è stato utilizzato a lungo come pigmento, chiaramente molto prezioso in questo caso. Il cinabro è un solfuro di mercurio che ha un colore rosso e che macinato appunto poteva essere utilizzato come pigmento. Vediamo adesso alcuni più in dettaglio alcuni esempi che poi dopo illustrerà meglio anche il mio collega Raffaele Nicoli Vallesi. Vediamo il paragone appunto fra l'azzurrite e il pigmento corrispondente, il cosiddetto blu di montagna. Poi tra i pigmenti più famosi abbiamo l'orpimento, che è una contrazione del termine auripigmentum, pigmento color oro usato, è un solfuro di arsenico usato in passato come pigmento. Poi abbiamo appunto la malachite, cosiddetto verde montagna. Poi abbiamo, molto importante, l'ematite, l'ossido di ferro, che macinato in polvere assume un colore rosso ruggine. La parola ematite deriva proprio da ema, cioè sangue, perché strusciando il minerale su un coccio dava un colore rosso caratteristico. Rosso è anche poi il cinabro, appunto, utilizzato in altri contesti. E infine un pigmento usatissimo dai pittori e che può assumere anche varie sfumature a seconda delle componenti che lo costituiscono, è l'ocra, che non è altro che una miscela di ossidi e idrossidi di ferro, quella che comunemente viene detta limonite, e che in realtà è un mix di due minerali che si chiamano goethite e lepidocrocite. Non ho Ecco, con questa carrellata sui pigmenti
Non ho Posso dare la parola al collega e termino qui il mio intervento. Vi ringrazio. Grazie Vanni. Forse c'era qualcosa che Paola già mi... Gli ultimi due termini, chiedevo se me li ripeteva, dell'ultimo minerale. Sì, ho parlato di goethite e lepidocrocite. Sono due termini un po' complessi che descrivono i due ossi idrossidi di ferro che costituiscono quella che comunemente viene detta limonite. Benissimo. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono Raffaele Niccoli Vallesi, sono il referente di Villa La Quiete per il conto del Sistema Museale di Ateneo. Volevo incominciare parlandovi brevemente di Villa La Quiete, che è una delle sedi appunto del Sistema Museale di Ateneo. Qui vedete una foto dal giardino nel suo periodo primaverile, vedete con i limoni esposti all'esterno. La villa si trova nella zona delle altre ville medicee fiorentine, quindi siamo nella zona di Rifredi, nella zona di Castello, siamo vicini alla Petraia, alla villa di Castello, non lontani dalla villa di Careggi. È una villa medicea, ma a differenza delle altre ville vicine, è una villa che ha una storia un po' diversa. È stata in primo luogo abitata da granduchesse dei Medici e donne, personalità della famiglia Medici. Quindi Cristina di Lorena, la granduchessa Cristina di Lorena, la moglie di Ferdinando I, la granduchessa Vittoria della Rovere e l'ultima discendente della famiglia Medici, cioè Anna Maria Luisa, detta l'elettrice palatina, hanno vissuto nella villa. Quindi questo è un aspetto molto importante. L'elettrice palatina, non sto a sottolineare l'importanza di questa donna che ha permesso al patrimonio mediceo di non disperdersi tra mille collezioni, ma di rimanere qui a Firenze. E lei scelse proprio Villa La Quiete come sede dei suoi ultimi anni. Una volta tornata dalla Germania, una volta tornata a Firenze, dopo la morte del marito. Vado avanti. Ecco, un aspetto importante di Villa La Quiete è che dal 1650 Eleonora Ramirez Montalvo vi istituisce un collegio femminile, un educandato detto delle Mini Mancille della Santissima Trinità. Quindi un aspetto che rimarrà fino a fine Novecento, questo dell'educazione. Si trattava di un educandato femminile che aveva nella sua vocazione l'insegnamento, era inizialmente un insegnamento di tipo molto religioso, ma poi con alcune aperture più illuministe, diciamo, dall'Ottocento si insegnava anche la scienza e altre materie. Qui vedete alcune foto del collegio femminile delle Montalve, dal nome della sua fondatrice. Scusatemi un attimo che volevo recuperare qui la finestra. Ecco qui vedete queste foto, ecco, era un collegio che diciamo, nella sua prima fase era molto improntato a un'educazione fortemente religiosa, quasi una sorta di clausura, e in seguito diventa un luogo più aperto dove si insegnavano anche le arti, come vedete qui vi era un'aula di pittura e di disegno, e si insegnavano anche le scienze. Ecco, questa è l'aula di scienze con i bellissimi banchi antichi e questi scaffali dietro dove erano contenuti vari strumenti scientifici, modelli botanici, animali imbalsamati e anche, ecco qui vedete una foto di queste giovani ragazze
nell'aula di scienze e tra le altre cose che studiavano le Montalve c'erano anche i minerali. Vedete questa foto dell'espositore contenente i minerali e contenente anche alcuni pigmenti, oltre a modelli anatomici, come vedete. Benissimo, quindi questo è Villa La Quiete oggi, ecco, è di proprietà della Regione Toscana, ma in concessione al Sistema Museale di Ateneo, che ha il compito di valorizzarne il patrimonio e ampliare l'offerta museale. Parallelamente al sistema museale c'è la vocazione all'educazione che non si è interrotta, ma è continuata con il lavoro del FORMAS e poi divenuto Meyer Health Campus, quindi vengono fatti quotidianamente master e corsi di formazione in ambito medico. Quindi ci sono questi due registri alla villa tuttora. Come raggiungere la villa? Questo può essere utile, anche visto che non tutti magari la conoscono, quindi con l'autobus 20, il tram, la capolinea di Careggi, dell'ospedale, dalla fermata di Rifredi, del treno, e una cosa importante è che il percorso museale si sviluppa tutto al piano terra e quindi è liberamente accessibile da qualunque tipo di audience. Ecco, la villa è aperta su prenotazione, quindi vi sono delle visite guidate generalmente nei fine settimana, quindi consiglio sempre di guardare il nostro sito del Sistema Museale di Ateneo, alla sezione di Villa La Quiete, per sapere quali sono le visite in calendario. E controllate anche i nostri canali social di Facebook e di Instagram. E fino a luglio, tutti i sabati, la villa sarà aperta. Comunque, innanzitutto come indicazione posso darvi questa indicazione. Comunque vi consiglio di telefonare o di mandare una mail. Benissimo. Cosa comprende la visita? La visita comprende la chiesa delle Montalve, chiesa di fine Seicento, fatta costruire da Vittoria della Rovere, comprende le sale affrescate dell'appartamento dell'elettrice palatina, che sono state oggetto di un recente riallestimento. Poi la visita comprende la farmacia seicentesca, che è una spezieria che è rimasta sostanzialmente intatta nei secoli. Comprende la sala dei capolavori, di cui poi parleremo diffusamente, e comprende adesso la mostra Fiori della Terra. Ecco, la mostra Fiori della Terra, curata dal curatore della sezione di mineralogia del Sistema Museale di Ateneo, Vanni Mogicecchi, che vi ha appena parlato, e la mostra sarà visitabile fino a... Qui c'è scritto al 13 maggio, ma andremo anche alla fine di maggio. E anche qui per informazioni sulla visita vi consiglio di andare sul sito di Villa La Quiete. E generalmente il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio c'è un accesso libero, mentre negli altri giorni, la mattina, è necessario prenotarsi per visitare la mostra. Benissimo, veniamo alla sala dei capolavori, che è stata aperta al pubblico nel 2016 ed ha inaugurato il percorso museale di Villa La Quiete. C'era l'esigenza di rendere fruibile al pubblico questo grande patrimonio della villa e delle Montalve, e quindi venne fatta allestita questa sala con alcune importanti pale d'altare che facevano parte del patrimonio della villa. Tra queste opere c'è l'Incoronazione della Vergine di Sandro Botticelli con l'aiuto della bottega. Ecco, quest'opera, diciamo, ha sancito l'inizio del percorso museale della villa.
Si tratta di un'opera, una pala d'altare, proviene da Montevarchi, poi per una serie di vicissitudini è finita a Villa La Quietra. Non abbiamo abbastanza tempo per andare nel dettaglio su questi aspetti. Come vedete, si tratta di un'opera del Botticelli diverso forse da quello che voi conoscete. Non è il pittore delle allegorie mitologiche, ovviamente quelli erano quadri sofisticatissimi per un'elite ristretta di intellettuali. Questa è un'opera che ha una destinazione diversa, cioè una chiesa di provincia, la chiesa di San Francesco a Montevarchi, ed è stata realizzata in un periodo in cui Botticelli era stato affascinato dalle predicazioni di Girolamo Savonarola, quindi era un momento di una svolta religiosa, ecco, per Botticelli, che in questo quadro sembra quasi tornare a una pittura quasi medievale, no? Vedete questi materiali preziosi, questa grande quantità di oro, questa iconografia assolutamente tradizionale, no? Dove c'è una dimensione sacra, dove, con l'incoronazione della Vergine, no? Che ci sono due dimensioni, una più terrena e una sacra, che non sono minimamente in comunicazione, no? E sotto invece ci sono tutti quanti questi santi molto vicini tra di loro. Non vi è uno scenario, non vi è uno spazio che li divide, non c'è una prospettiva, ma sono molto anche compressi, no? Questo effetto di compressione è dato anche dal fatto che, come potete vedere, la tavola è stata tagliata, no? ai lati, vedete, specialmente sulla destra, questo San Sebastiano si vede che è stato brutalmente tagliato per farlo poi entrare all'interno di un altare in una chiesa quando poi fu spostato. Quindi probabilmente l'effetto doveva essere un po' meno serrato e più arioso, ecco. Comunque chiaramente è un dipinto fortemente rivolto al passato, ecco. Qui siamo già a inizio Cinquecento, e pensate che insomma c'erano già Raffaello, Michelangelo, Leonardo, ecco, insomma. E qui invece sembra di tornare indietro per certi versi. E infatti vi faccio vedere un'opera alla quale si ispira, un'opera diciamo simile per impostazione, che è un'altra incoronazione di Botticelli, che si trova agli Uffizi, di circa una decina d'anni prima, dove tuttavia i personaggi sono ancora immersi in uno scenario. E questi angioletti sembrano un po' fare da tramite tra le due dimensioni, quella ultraterrena e quella terrena. Invece l'opera della Quiete è proprio ricchissima di personaggi, proprio in maniera sovrabbondante. Vado ancora avanti. Ecco, qui vi ho messo queste opere, che sono opere dell'Ghirlandaio, un pittore contemporaneo di Botticelli, che sono sempre opere destinate a chiese di provincia. Sono sempre incoronazioni della Vergine, quindi vedete sempre questa impostazione. Però sono opere destinate, la prima, a Narni, in Umbria, la seconda a Città di Castello. Anche qui vedete grande presenza di materiali preziosi, grande quantità di figure. Quindi i pittori per queste città di provincia spesso eseguivano delle composizioni un po' più arretrate, probabilmente sulla richiesta dei committenti, ecco. Quindi, e sono tutte opere ovviamente che venivano eseguite a Firenze e poi portate nei luoghi. Chiaramente il pittore non doveva andare in questi luoghi, ma li spediva direttamente. Benissimo, vi faccio vedere qui alcuni dettagli di questi volti, e soprattutto volevo farvi vedere però che, detto questo,
E quando poi si va a guardare con maggiore attenzione il dipinto, si riconoscono sempre i tocchi del maestro, perché l'idea molto, molto bella di questo dipinto è di rappresentare tutti quanti questi santi a piedi scalzi nel prato, qualche cosa che vi dovrebbe ricordare la primavera, no? di Botticelli. Quindi questa chiaramente, probabilmente con una qualità e con un'attenzione diversa, però rimane questo pensiero di immergere comunque in un prato questa scena sacra. Eppure alcune fisionomie, come questo bellissimo San Sebastiano, che purtroppo, come vi dicevo, è stato tagliato, e questo San Sebastiano ricorda da vicino questo ritratto di giovane, no? Questa bellezza molto altera, molto fiera, elegante, regolare, assolutamente quasi come vedere un cameo, ecco, un intaglio per come è rifinita questa figura. Quindi, come vi dicevo, è un'opera che guarda al passato, ma anche che riprende alcuni aspetti del Botticelli migliore, ecco. Ecco, veniamo dunque ai pigmenti. Chiaramente l'occasione di parlare di pigmenti viene da questo scambio che abbiamo avuto per la mostra Fiori della Terra con Vanni Moggi-Cecchi, e quindi ben volentieri credo sia una bella occasione per parlare di pigmenti, di queste opere. Dunque, spesso citerò Cennino Cennini, che è questo artista di inizio 400, fine 300, che scrisse questo libro dell'arte, che è un trattato dove si parla diffusamente di come vanno fabbricati i colori e sui minerali che servono per fabbricarli. E quindi incomincerei ovviamente da uno dei colori più conosciuti, che è l'azzurro oltremare. Che il colore che Cennino Cennini ci dice che è il colore nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori, del quale non se ne potrebbe né dire né fare quello che non ne sia più. E di quel colore, con l'oro insieme, il quale fiorisce in tutti i lavori di nostra arte, ogni cosa risplende. Quindi l'oro e l'azzurro oltremare sono i due colori che non devono mai mancare in un'opera importante. L'azzurro oltremare, ecco, qui vedete, è un colore che si impone nella pittura europea a partire dal XII secolo. Qui vedete c'è questa bellissima Annunciazione di Beato Angelico. È un colore che si impone a causa dell'emergere del culto della Vergine, della Vergine Maria, e dunque si va a identificare la purezza di Maria con la luce, ecco, la luce diveniva un emblema di purezza, no? La luce come qualcosa che c'è ma che non è tangibile. E quindi la Vergine è vestita di questa purezza, anche lei è pura come la luce divina, quindi viene ammantata di questo colore a partire dal XII secolo. Ci sono, se vi interessano questi aspetti, vi consiglio di leggere i libri di Michel Pastoreau, che è questo storico francese che si è occupato moltissimo della storia dei colori dal punto di vista sociale e culturale. E quindi a partire dal XII secolo emerge questo colore, che viene anche scelto dai regnanti. Il primo è il re di Francia, San Luigi, il quale proprio per identificarsi con e promuovere questo culto mariano incomincia a vestirsi anche lui di blu. Dovete pensare che questa fu una scelta piuttosto rivoluzionaria,
il blu era un colore poco utilizzato. Per esempio i romani non utilizzavano il rosso, il rosso era il colore del potere, era il colore più prestigioso, il bianco invece era il colore della purezza, mentre invece il nero è il colore del lutto. Ma il blu i romani addirittura lo disprezzavano perché era un colore spesso utilizzato dai barbari nel nord dell'Europa. Quindi la scelta del re di Francia di vestire di blu, del re San Luigi di Francia, fu una scelta molto, molto importante, che cambiò per sempre la storia di questo colore. E poi, come spesso avviene, quando i regnanti fanno una scelta di questo tipo, poi vengono anche imitati da tutta una serie di persone, di nobili, di gente intenta a seguire l'esempio del re. Quindi l'azzurro oltremare era il colore che veniva ricavato dalla macinazione del lapislazzulo. C'era un procedimento molto complesso che, eccolo qua, questo è il minerale, ecco, il procedimento era molto complesso, il minerale era macinato e impastato con questa miscela di cera fusa e resine, poi era avvolto in un panno e imbevuto in una soluzione diluita di liscivia, una soluzione di carbonato preparata estraendo ceneri di legno con acqua. Magari poi Vanni Moggi Cerchi ci può dare anche una mano su questi aspetti. Ecco, le particelle blu di lazzurite venivano lavate via da questo processo e si depositavano sul fondo del vaso. E le particelle blu più grandi e colorate si depositavano per prima. E di solito erano effettuate almeno 3 estrazioni separate, raccogliendo così diversi pigmenti di qualità decrescente. Quindi in base alla preparazione si potevano ricavare varie gradazioni di questo colore, che era un blu tendente quasi al viola, un blu profondo tendente quasi al viola nelle prime fasi della lavorazione, poi via via si perdeva di forza e si virava verso un grigio, quindi ovviamente anche dal prezzo inferiore. Volevo farvi vedere, ecco, qual era il valore economico, perché in base alla qualità, appunto a questa diversa sfumatura viola, poteva costare da 1 a 4 fiorini all'oncia, e quindi per mezzo chilo di azzurro oltremare d'alta qualità ci volevano più di 70 fiorini. Dovete considerare che un salario annuale medio di un artigiano era sui 70-90 fiorini. Quindi è un dipinto per una chiesa, quindi una pala d'altare poteva costare dai 70 ai 200 fiorini. Per darvi un'idea, un fiorino, la moneta fiorentina, come sapete tutti quanti, moneta d'oro, valeva circa un fiorino 200 euro oggi. Quindi era un materiale molto costoso. Vado avanti. Ecco, c'era anche un altro modo, come prima vi diceva Vanni, ed era un metodo molto meno costoso, era l'azzurrite, un altro minerale, si tratta di carbonato di rame basico, e costava circa un ventesimo dell'azzurro oltremare, quindi siamo su un altro ordine di grandezza. Però si tratta di un colore più instabile, che facilmente vira verso tonalità di verde e che difficilmente si può utilizzare anche per l'affresco. Ecco, una cosa interessante è che ovviamente gli artisti bravi potevano anche fare delle frodi su questo. E siccome era un materiale molto costoso, a volte succedeva che quando il committente, perché a volte erano i committenti che davano i materiali direttamente all'artista, quindi
quando un committente forniva l'azzurro oltremarino, azzurro oltremare a un artista, poteva anche essere che il committente volesse essere presente quando veniva utilizzato, in modo da essere sicuro che il pittore non utilizzasse invece l'azzurrite al posto del lapislazzulo, no? Quindi c'è questo racconto che fa Giorgio Vasari nelle Vite, sulla vita del Perugino, in cui parla di questo committente che dice che era non di meno misero e sfiduciato, che non si fidando di Pietro voleva sempre essere presente quando egli azzurro nel lavoro adoperava. Quindi ovviamente gli artisti bravi potevano contraffare, almeno apparentemente, l'azzurro oltremare, tanto poi semmai l'azzurrita avrebbe virato sul verde, ma in tempi più lunghi, quindi poteva ottenere sfumature comunque molto belle anche così. Ecco, una cosa interessante è che tutti questi aspetti legati ai minerali, ai pigmenti, erano regolati da contratti. Quindi, per esempio, c'è questo contratto per un pittore che si chiama Gherardo Starnina, di primo 400, nel quale il committente chiede espressamente che per tutte le figure vengano usate qualità di azzurro oltremare da un fiorino l'oncia, mentre per la figura della Madonna di utilizzare un azzurro da due fiorini l'oncia. Quindi per distinguere in importanza la figura di Maria dagli altri personaggi. Quindi è tutto assolutamente regolato da contratti, ecco, vista anche la preziosità di questi materiali. E a tal riguardo abbiamo un contratto su un'opera di Botticelli, che è la Pala Bardi, alla Gemelde Gallerie, dove proprio si parla di Botticelli, di quest'opera per Santo Spirito, che, per la quale lui viene pagato 75 fiorini d'oro, vedete, e due sono per l'azzurro, 38 per l'oro e 35 per il suo pennello. Quindi vedete che la qualità, l'abilità del pittore in questo caso vale meno dei materiali utilizzati. Questa è una cosa che cambierà, però. Già al tempo dell'incoronazione della Vergine di Botticelli questa cosa già stava cambiando, perché per esempio Michelangelo non amava utilizzare troppo colori preziosi e materiali preziosi, quanto piuttosto la sua arte risiedeva più nelle sue invenzioni e nella sua visione, più che nei materiali, ecco, una visione più moderna. E quindi c'è sempre questo aneddoto di Vasari che dice che il Papa, vedendo spesso Michelangelo, gli diceva, riguardo alla Cappella Sistina, che la cappella si arricchisca di colori e d'oro perché è povera. Michelangelo con dimestichezza rispondeva: Padre Santo, in quel tempo gli uomini non portavano addosso oro e quelli che sono dipinti non furono mai troppo ricchi, ma santi uomini, perché sprezzarono le ricchezze. Quindi Michelangelo ha una visione completamente diversa, lui cerca di rompere questa idea dei materiali che danno valore alle opere. Siamo pochi anni, siamo attorno al 1510. Allora, ecco, poi c'è l'oro, c'è il capitolo dell'oro. Cerco di andare forse più veloce. E il capitolo dell'oro, appunto. Qui in questo brano Cennino Cennini dice che molti preferiscono, a volte usano lo stagno dorato invece dell'oro perché costa meno per dipingere le proprie opere. Ma lui le ammonisce fortemente questo tipo di pittori, perché dice che è sempre meglio utilizzare buoni colori e comunque il ritorno sarà assicurato, perché la qualità sarà comunque maggiore. E dice appunto questo detto: chi grossamente lavora grossamente guadagna. Ecco, quindi questo è il suo avviso agli artisti. E qui di oro ce n'è tanto. Ci sono almeno tre tipi di tecniche di doratura che vengono utilizzate qui in quest'opera.
qui vedete, qui c'è la parte dell'incoronazione vera e propria. Ecco, per quanto riguarda questa parte qui, dove vedete questo oro che è stato inciso, ed è un oro molto lucido che è stato inciso con anche tutte queste aureole incise, qui la tecnica utilizzata è quella della doratura a guazzo. Quindi viene steso uno strato di bolo, che è un'argilla rossa contenente ossido di ferro, e poi viene stesa la foglia d'oro direttamente su questo strato e poi viene brunita, cioè viene lucidata e arricchita con punzonature, come si vede proprio qua. Come si vede qui, ci sono varie punzonature, ci sono incisioni e c'è una superficie liscia e levigata. Bene, l'altra tecnica la vedete qui in queste decorazioni del vestito di Maria e delle altre figure, la tecnica detta della doratura a missione. Quindi a pennello viene applicato un mordente a base oleosa nelle zone che si intende decorare, quindi vengono letteralmente disegnate queste parti con questo mordente, poi viene applicata la foglia d'oro e una volta che questa foglia ha aderito, viene con un pennellino secco, viene rimossa la parte che non fa parte della decorazione, quindi ovviamente tutto questo oro viene raccolto poi dal pittore che ne farà un altro uso, veramente non si butta nulla in questi casi, quindi viene riutilizzato in altra maniera. Poi infine vedete questa, nelle aureole, c'è questa decorazione molto semplice, devo dire, con questi pallini d'oro. Questa tecnica invece è la doratura a conchiglia, quindi realizzata con polvere d'oro con un legante. Quindi direttamente con il pennello si stende il composto sul dipinto e si fanno, quindi in questo caso il pittore ha fatto questi pallini direttamente col pennello. Ovviamente si tratta di un oro molto meno riflettente perché è un oro macinato, non è una foglia d'oro, ecco. Allora, benissimo. Altri colori utilizzati, ne ha parlato Vanni Moggicecchi poco fa, sono appunto il cinabro, che è solfuro di mercurio, per il rosso l'orpimento, solfuro di arsenico, e la biacca, per il bianco, che è un carbonato basico di piombo. Ecco, sono tutti materiali estremamente tossici, quindi Cennini non fa grande, non ne parla in maniera, diciamo, relativamente alla loro pericolosità, ma soltanto per quanto riguarda l'orpimento ricorda che è meglio non imbrattarsi la bocca perché non potrebbero essere dannosi per la persona. Benissimo, ecco, speziali truffatori, perché ci sono i pittori truffatori, ma ci sono anche gli speziali truffatori. C'è Cennino Cennini che dice riguardo al cinabro di comprare sempre il cinabro intero e non quello macinato, perché più volte gli speziali fanno delle frodi, cioè mettono all'interno anche minio oppure pezzi di mattone. Quindi insomma, questa è un'altra, perché i colori spesso venivano comprati, no? Anche dagli speziali. Vado avanti perché non vorrei andare troppo oltre. Ecco, facciamo un salto di 2 secoli e andiamo nell'ultima opera che è stata restituita al patrimonio della villa, che è il busto in pietre dure di Giuseppe Antonio Torricelli, che è un'opera che è tornata alla villa dopo 30 anni in cui è stata in deposito a Palazzo Pitti al Museo degli Argenti. E è stata riallestita quest'opera a dicembre 2021, quindi diciamo abbiamo aperto con Botticelli e chiuso per ora con quest'opera. Vado avanti, ecco, è interessante perché l'artista scrisse anche un trattato, lui lavorava nella galleria dei lavori, dove venivano fatti i lavori in pietra dura per il Granduca,
Scrisse questo trattato in cui dice che fece questo lavoro per dimostrare la sua abilità e quanto fosse difficile la sua arte. Ecco. Quindi lui dice appunto che la maschera era una palla della nostra Maremma di Volterra che pesava 84 libbre e la ridussi con le ruote a 6 libbre, portando gli occhi per di dentro e maneggiando tutto il busto sotto delle ruote. E credo che sia il primo ritratto grande quanto il naturale che sia stato fatto di duro e lo feci per impegno, conoscendo non essere fatica per un uomo. Quindi un'opera assolutamente importante, un'opera importante che non esistono, diciamo, è unica nel suo genere perché a grandezza naturale un busto in pietre dure in tre dimensioni è un'opera assolutamente unica. Conoscete sicuramente gli intagli di pietre dure oppure i cammei, opere più piccole, ma un'opera di queste dimensioni è un'assoluta rarità. Veniamo ai minerali che sono stati utilizzati, alle pietre che sono state utilizzate. Per il volto della Vittoria è stato usato un calcedonio di Volterra, come l'avete letto prima, per la bocca un diaspro, per la pupilla una sardonica, i capelli sono legno pietrificato, il corsetto e il velo sono marmo nero di Fiandra, anche il velo, vedete dove c'è il crocifisso di infilto smeraldo, c'è un velo anche questo in calcedonio di Volterra, di un'altra tonalità. E quindi si tratta di un'opera straordinaria, la quale appunto veniva scelto la pietra dura perché diciamo aveva la qualità di rendere eterne le figure, no? Anche Giorgio Vasari, vi leggo questo passo poi chiudo, nei suoi ragionamenti scrive questo bellissimo passo in cui dice che le pietre dure sono materia che vi si intaglia dentro ogni sorta di lavoro e per quelle si conserva più l'antichità e le memorie che in altra materia, come si è visto nei porfidi e nei diaspri e nei cammei e nelle altre sorte di pietre durissime, le quali, quando sono alle ripe del mare o negli solinghi scogli, reggono tutte le percosse delle acque e dei venti e degli altri accidenti della fortuna e del tempo, che tale si potrebbe dire del Duca nostro, che per cosa che segue avversa nelle sue azioni dei governi, con la costanza e virtù dell'animo suo resiste e risolve con temperanza ogni pericolosissimo accidente. Quindi questo è anche il motivo della scelta delle pietre dure, un modo per ricordare la virtù di Vittoria della Rovere. E io direi che vi ringrazio e mi fermo e aspetto le vostre domande perché credo di essere andato già ampiamente oltre il mio limite. Quindi se avete domande io sono molto felice, ecco. Grazie. E grazie Paola, Gemmi.